Benvenuti a questa nuova puntata di Il palco è tuo. Oggi ho un ospite, un cantante, musicista, cantautore di soli 19 anni che arriva da Albino in provincia di Bergamo, mia madre è di Bergamo, quindi già mi sei simpatico. Si chiama Tommaso Araboni, è qui con me. Ciao. Esatto. Ciao. Allora, Tommaso è uno che scrive le sue canzoni, che non conosce forse la tecnica pianistica chissà quanto, no, esatto. Però gli accordi, le armonie, sì, sì. E soprattutto su queste armonie ci canta delle melodie, scrive le sue parole, ha già fatto due singoli ed è uscito da poco questa canzone che si chiama Scapperesti via con me, dove c'è anche Atos Poma, mi sembra che è il tuo editore, esatto, discografico, esatto, che esatto. Saluto caldamente perché l'ultimo mio disco l'ho fatto con lui, ciao Atos, e quindi insomma è lanciato, giovanissimo. Ma quando è iniziato il tuo amore per la musica? Cioè, è successo qualcosa? C'era qualcuno in famiglia che te l'ha trasmesso? No, allora, vabbè, la musica è sempre stata parte, diciamo, della mia vita quando ero bambino, perché comunque era una passione di mio padre. Che, ah, ok. Vabbè, non era un cantante. Perché tu faceva il calciatore, sì, giusto? Faceva calcio. Ma giocava a calcio a livelli alti? Sì, in Serie B. Cioè? All'Albino Leffe, alla Salernitana. Ah, lui è l'Araboni? Sì. Hai capito? Sì, sì, sì. E invece tu, invece di fare il calcio, però il calciatore lo fai anche tu. Sì, sì, sì. Giochi sì, a calcio. Sì, vabbè, livello. Dove giochi? Alla Falco, che è la squadra di Albino. E in che ruolo? Attaccante. Sei alto comunque, no? Sì, 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 quello sì. Perché io giocavo a calcio, ero piccolino, perché avevo una marea di gomitate, giocavo nel Monza. Solo che essendo piccolo sì. Mi davano una marea di botte. Beato te che sei un po' più alto. Insomma, tra calcio e musica ti piace di più la sì. Musica però? Sì, sì. Perché sì. Stai facendo sul serio con la musica. Sì, quello sì. Hai preso anche lezioni di canto? Sì, da circa quando avevo 9 anni. Ecco, non ha sottovalutato il fatto che una bella voce si sente anche dal timbro e che è un dono di natura, ma hai voluto coltivarla. Sì, sì, sì. E esatto. Ti sono state utili per l'intonazione, no, per tante sì, cose. Sì, quello sì. Quindi lo consiglieresti ai tuoi coetanei? Sì, sì, sì. Che spesso si rifugiano nell'autotune oppure facciamo il trap e rap così non cantiamo vabbè neanche. Quelle sono scelte, però vabbè, lo consiglierei. Lo consiglieresti? Sì, ecco, sì, sì. La cosa che mi diceva prima, che abbiamo fatto una chiacchierata prima che andassimo in onda, è che lui, nonostante ascolti anche la trap e la rap, ha 19 anni e la musica di tendenza di quella fascia d'età, però ama di più cantare cose melodiche. Esatto. Ecco, questo è dovuto al fatto proprio perché tu vuoi sentire la tua voce lanciarsi in melodie, non in un parlato, sì. Giusto? Sì, Ma sì, anche sì. perché sei più romantico. No, forse quello no. Cioè, No? non credo sia quello, No, però c'è perché ho qualcosa visto di che, diverso. insomma, tu mi sembra che hai fatto due canzoni che sono d'amore, Sì, no? Le quello tue. sì. Però vedo che le nuove generazioni sono più sul sociale, cose un po' più dure, un po' più. Sì, un po' diverso, diciamo. Invece tu sei rimasto un po' più, cioè sei un Sì, sì, sì. attimino, è giusto, ognuno esprime quello che è. Esatto. Ecco, tu quando ami scrivere le tue canzoni? C'è un momento particolare No, oppure? dipende quando mi viene l'ispirazione. Per esempio, la prima canzone che è uscita si chiamava Fingere di Fingere stare di stare bene. bene, di cosa Esatto. parla? È una canzone che parla appunto del fatto che alla fine si finge, cioè non si sta quasi mai sempre bene, ma si finge, diciamo, di stare bene Spesso si davanti. finge di Esatto, stare quando in bene. realtà qualcuno magari non sta Ma bene. anche nei social non trovi Sì, che no, siamo soprattutto. costretti sempre a Sì, dire sì, sì. ah, grande, sono qui, mi sto divertendo e poi magari. Esatto, poi magari dentro è tutta Allora un'altra vedete storia. ragazzi che i giovanissimi hanno coscienza dei problemi di oggi, sei un ragazzo in gamba. Invece hai fatto dei concorsi, come va i concorsi? Ma porti le tue canzoni ai concorsi? Le ho portate a fare le audizioni per Una voce per San Marino l'anno Sì? scorso. Com'è andata? Che esperienza è stata? No, ho fatto le audizioni, poi E è poi è finita andata lì. lì. Ma invece tu, Sembrava alla una bella tua età, lo esperienza. faresti tipo Amici, quelle robe lì? Lo Boh, sì, probabilmente sì. faresti? Cioè, sì, lo O farei. ti preferisci Amici o X Factor? Boh, non lo, cioè, sono due cose che vedo totalmente diverse. Perché purtroppo io non è che amo molto questi contest, no? Sono televisivamente fatti molto bene, ma però vedo che tante volte da lì poi c'è il lancio, perché non è Eh sì, facile, no? no, Promuoversi. esatto. Ecco, spero che questa trasmissione ti possa portare fortuna, soprattutto che abbiate voglia di ascoltare la canzone che alla fine di questa chiacchierata ascolteremo, che si chiama Scapperesti via con me, che è il Esatto. nuovo singolo che è uscito da poco. Sì. Ecco, quando è nata, come è nata, per chi è stata scritta, di che cosa parla? Allora, questa canzone è nata, avevo le strofe io scritte Sì, avevi tanto scritto tempo fa, prima le strofe. sì, però mi mancava il ritornello, cioè c'era un ritornello diverso che non mi Certo, piaceva. succede. E allora poi l'ho lasciata lì, l'ho accantonata e L'hai dopo ripresa in mano, sì, l'ho ecco, ripresa quindi in a mano e volte avevo si quel fanno delle ritornello. robe, perché non è così semplice, lo dico anch'io che ho scritto più di 400 canzoni pubblicate,
che la canzone ti nasca. Ci sono quelle che sì, nascono ci sono tutte, quelle però che ci non sono anche quelle che le piacciono lasci nel cassetto. neanche. Guarda, io ultimamente, vedi che sono qui nel mio studio Esatto. Sì, di sì, sì. registrazione, proprio l'altro giorno riascoltavo un appunto di una canzone che mancava il ritornello, la strofa era strepitosa, adesso l'ho scritta. Quindi attenzione a non buttare via, lo dico agli autori, anche gli appunti, perché arriva il Esatto. momento che si sbloccano ed è stato così. Sì. Scapperesti via com'è da che cosa? Da una realtà... Sì, da un mondo che comunque, diciamo, delle volte può sembrare pesante, può Ecco, ma tu sembrare... hai un mondo tuo da poter offrire a una ragazza, secondo te, che è un po' meno pesante del mondo? No, non lo so, posso provarci, però non Potresti provare. Ma tu ce credo. l'hai la fidanzata? Sì, Come si chiama? Elisa. Elisa, com'è questo ragazzo? Mandaci una mail. Quindi già fidanzato 19 anni. Sì, va bene. Tu Cioè, dici, sì, nel senso... vi state frequentando da No, qualche... sì, cioè, Ma fidanzato, no, però però ci 19 tieni, anni. però ci Sì, no, tieni. quello sì. Ok. Ecco, senti, invece... siamo ormai tutti costretti a dover videalizzare le nostre opere e quindi hai dovuto fare il videoclip. Sì, esatto. Dove l'hai fatto? A Varigotti, che è una frazione di Finale Ligure, Quindi in sul Liguria, sì. mare. Il mare perché secondo te era essenziale per tradurre il contenuto di questa Boh, canzone? perché l'ho uscito anche, va bene, il Ah, ritornello, ok. e anche perché comunque alla fine quando tutti pensano a un posto migliore, nel 90% Il dei casi mare, c'è il cioè, mare, ecco, lo esatto. chiedo questo non perché io non mi sia informato su di lui, ma proprio perché io non devo essere informato prima della, non devo ascoltare i pezzi perché questa trasmissione proprio ha l'obiettivo di mettere in luce gli ospiti, non di giudicarli. Quindi io lo ascolterò come tutti a fine Sì. puntata, ascolterò questa canzone. Come ti sei trovato a girare il video? No, bene, è stata una bella esperienza. Una bella Sì. esperienza? Ci sono anche comparse? Sì, ci sono due attori. Donne? È una donna, c'è cioè un ragazzo e una Una ragazza ragazza che che, diciamo, fanno. fanno la E storia. tu sei il Io cantante sono di il questa cantante, storia. esatto. Sì. E una cosa invece, tu scrivi le tue canzoni, appunto, abbiamo detto con la tastiera, ma però poi c'è, devi affidarti a degli Sì, arrangiatori, no? esatto. Ernesto, per esempio, che lavora con Sì, la tastiera. Ecco, esatto. com'è il rapporto? Cioè, nel senso, tu chiaramente, essendo non un musicista provetto, ti devi affidare a loro. Sì. Ma se poi non ti piace qualcosa, sei uno che lo No, dice. sì, cioè comunque, penso sia necessario comunque avere un Assolutamente, dialogo con per... educazione Esatto. sempre, perché chi ha lavorato per te magari si è anche impegnato, però dice, guarda, quel giro di basso non mi piace, oppure Esatto. manca una chitarra, che ne so. E per esempio in questo pezzo, che cos'è che gli hai fatto cambiare ad No, Ernesto, allora che ti questo ricordi? pezzo è stato riarrangiato poi in uno studio Ah, a a Lugano, in Svizzera. Lugano, Sì. da Colombo. Esatto, da Saluto loro. anche Roberto. E niente, la loro versione non ho fatto cambiare niente Era perché perfetta. cioè, mi piaceva Ti sei come... trovato Sì, molto bene. Quindi facciamo anche i complimenti a tutto il tuo team, perché alla fine è un team di lavoro. esatto. Ricordiamoci che da soli non andiamo da nessuna parte. Per esempio, tu hai degli hobby, a parte giocare a calcio, cos'è che ti piace Vabbè, la poi? musica. La musica, beh, l'abbiamo Sì. detto. Poi, vabbè, stare con i miei amici, come tutti i Certo. Ma ragazzi. tu stai facendo una scuola, no? Sì. Oltre alla musica. Sì, E che sì, sì. scuola è? E Il Romero Albino. cosa sarebbe? Logistica. Logistica, non so cos'è. È tipo una specie di economia, cioè Ah, la materia ok. principale è economia aziendale. Naturalmente il tuo sogno è di lavorare nella musica. Sì. Se non dovessi riuscire, cosa potresti fare con questo diploma? Ah, non lo so, non voglio sapere, cioè Non ci pensi no, neanche. questo diploma no, piuttosto faccio altro, ma Hai capito? Ok. questo no, Vedo sì. la mamma qui dietro le quinte che ha messo le mani tra i capelli. Ragazzi, no, vabbè, è giusto avere dei sogni e fino a che si è giovani, talentuosi e con questo spirito anche umile. È giusto crederci, io ti faccio tanto in bocca al lupo, non vedo l'ora come tutti quelli che ci stanno guardando, secondo me di ascoltare Scapperesti via con me, canzone scritta da un ragazzo di 19 anni che avete visto anche un cervello in gamba, sentiamo la sua voce, ma sono sicuro che canta anche bene. Allora, Scapperesti via con me, Tommaso Raboni è stato il mio ospite, il palco è tuo, ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Farlo, che non sarebbe la prima volta mi incazzo, non vorrei ritornare coi piedi nel fango. So che puoi evitarlo. E credimi se dico che ti dona il bianco, che rende luminoso quel tuo viso stanco, scapperesti via con me.
porterò in un posto bello da morire, dove i tuoi occhi sono in tinta con il mare, con quello sguardo che soltanto tu sai fare. Non ti scordare di me, quando il mio nome ti farà solo soffrire, ti sfogherai di tutto senza far rumore, con quello sguardo che soltanto tu sai fare. Non raccontarmi di te e di quello che hai mangiato questa sera, fuori fa freddo e tu ricordi primavera, che mi innamoro e non è nuova, io l'ho già vista sta scena, e fuori non era primavera. Scapperesti via con me, ti porterò in un posto bello da morire, dove i tuoi occhi sono in tinta con il mare, con quello sguardo che soltanto tu sai fare. Non ti scordare di me, quando il mio nome ti farà solo soffrire, ti sfogherai di tutto senza far rumore, con quello sguardo che soltanto tu sai fare. Sai che non siamo abituati a baciarci tra la gente, facendo finta di niente. Noi che non siamo abituati alle cene di famiglia, alle domande di tua nonna. Scapperesti via con me, ti porterò in un posto bello da morire, dove i tuoi occhi sono in tinta con il mare, con quello sguardo che soltanto tu sai fare. Non ti scordare di me, quando il mio nome ti farà solo soffrire, ti sfogherai di tutto senza far rumore, con quello sguardo che soltanto tu sai fare. Non provare a farlo, che non sarebbe la prima volta e mi incazzo, ma per te tornerei con i piedi nel fango. Che ci invita a sfiorarla con le dita, e attraverso un pianoforte la morte è lontana, io vivo per lei.